Niente, ormai raga, gira così. Cioè, è ormai la costante. È la costante. L'ultimo giorno del watching succede un casino. In questo caso è trapelato il trailer, però credo per i formati tipo mobile della stagione. Comunque è fatto benissimo perché le scritte rientrano, ok? Non è tagliato male, semplicemente abbiamo una visuale un po' così. E raga, c'è tutto, quindi bisogna semplicemente reactarlo e vedere. E è la nuova mappa, è il treno di cui vi ho parlato, è la storyline che ora andrà avanti e quindi lo analizziamo insieme. Ovviamente neanche ve lo sto a dire, spoiler, ma ormai ci siamo, tocca vedere, let's go. Bello sto treno, molto... E ovviamente c'è anche il concetto dell'underground, quindi forse le gallerie, eh? Cerchiamo di capire. La qualità, raga, è quella che è, stateci. Jones. Un Jones diverso, scavato, con questa barbetta un po' così. Che cosa ha passato? Quanto è cambiato? Ora ci manca il pezzo centrale dell'evento, capite? Perché ci manca il filo conduttore a questo momento. Quindi è difficile elaborare teorie, ma cerchiamo di capire. Questo è il Jones nuovo, chiamiamolo così. A fianco di un personaggio che non è Sloan per niente. Questo, allora, tolto il tappeto, questo è palesemente il desk da ufficio che aveva Jonesy nell'UI, palesemente. Si vede da questo tipo di cassetti, quindi qualcuno sa chi è, ok? Mettiamola così. Sa chi è in questa nuova timeline, che ovviamente ora noi siamo di nuovo all'oscuro, capite che figata? Banana. Ok, abbiamo la tua bananetta. Provocazione, minaccia. Chissà se lui sa in questo momento. Cioè, ovviamente sì, perché ha un vissuto che l'avrà comunque portato a conoscere la bananita. Ma come? Non lo sappiamo. Ed eccolo qua che sfodera le grandi armi. Wow. Cannone. Con gli occhiali da sole, fighissimo. Avrà più stili, ovviamente, ma non c'erano dubbi. Volevo vedere la sua amichetta, se mi era possibile. Ah, lo smalto blu, molto figa. Underground, quindi sì, è il sottotitolo, ma lo sapevamo di questa season. Con un centro al bersaglio. Molto fighe le location. Molta parte montuoso invernale, eh? Molto belle. Tutti asset nuovi, si gode. Tolte forse le auto. Ah, qua c'è un po' di ricicciamento di Colosseo Colossale, un po' rimasticato per la nuova Atlantide, chiamiamola così. Questi asset mi serviranno. Questo personaggio non lo riconosco. Qui sembra quasi un atelier, una roba più alla Mida qua. Non credo sia all'interno del Palazzo del Pesce. È troppo diverso lo stile. Qui ricorda più l'agenzia. Peso. E là cosa c'è? Bisognerebbe zoomare. Questo, raga, lo facciamo in live. Oggi live alle 6 di pomeriggio, quindi le 18. Mi raccomando. Grand Glacier. Sì, è un hotel. È un grand hotel ghiacciaio. Hai capito? Ma gestito da Mida, tipo? Vabbè, ormai impazzisco. Tutte auto nuove, eh? Questa cosa del treno è fighissima, ovviamente. Cattura il treno, c'è scritto. Fermi. Ordine. Cioè, capiamo che fazione è questa? No, solo son delle spie a caso. Oddio, è morta un parecchio strana e non è stato bello l'effetto. Però ci sta perché è in movimento. E ovviamente, raga, nonostante qui la barra mi si sia completamente sfancubata, c'era lo scudo, ok? Qua una nuova arma, finalmente gli attachment alle armi, era 2 anni che se ne parlava, arrivano le mod alle armi, let's go! Vedete? Quindi ovviamente cambiano impugnatura e soprattutto perk intrinseche e passive, ovviamente. Peso. Bello. Ragazzi, in realtà è tutto figo e sono contento che avevano leccato pochissimo a sto giro. Stiamo scoprendo di tutto. Ok, hanno revisionato anche i movimenti. Questa è la skin che stava con Jonesy. Dei capelli blu, è già nostra, ovviamente. Ah, oddio! Oddio, Uncharted proprio! Sì, vedete che si arrampica. Qui... Aspetta. Questa è una costruzione dei player.
ma ora obbligatoriamente dispongono di questi piccoli paletti per arrampicarsi all'Uncharted. Oddio. Wow, il salto è stato enorme. Wow, raga, che mobility. Fighissimo. Quanto cambieranno anche i platform in creativa. Idee su idee qui, eh. Bello, bello, mi piacciono anche le ambientazioni, raga, mi piace tutto. Fermi, fermi, mi piace tutto. Lamborghini, ovviamente, ok. Tutto brandizzato. Questi qua, pesissimo. Non li riconosco. Ok. Grapple Blade Combat, rampino da combattimento. Raga, è veramente figo, che vi devo dire. Mida? No, sarà probabilmente il proprietario del Grand Glacé. E qua siamo, vedete, nella chiesa. Sì, o comunque, boh, non saprei come definirla. Forse metro. Boh. Una stick. Fermi, fermi. Volevo vedere a chi sparava, ma mi si è buggata la barra. Solid Snake, ovviamente. Peter Griffin, bello pimpato. Ha veramente fatto... Ha fatto... Ragazzi, io facevo il meme del trapezio, però... Eccoci. Quindi questo non è lui, cioè è comunque una fazione di gente. Cattivi agenti che si sono rimescolati così. È molto figa la nuova compagna di Jones, la voglio. Capiremo chi è? Speriamo di sì. Underground. Con questo effetto verso il cartoon. Fighissimo. Raga, tanta roba. Alle 18 in live commenteremo meglio questa cosa. Vivremo l'evento insieme. Vabbè, ragazzi, è enorme, cioè, bellissimo, è stupendo. Let's go, let's go.